E ci siamo, ci siamo. Bentornati su Spazi Attorcigliati e bentornati con questo nuovo episodio di Road to Quantum Gravity. Ciao Ciao, Daniele. ciao Davide, ciao a tutti. Intense. Come stai? Come sono andate le vacanze? Intense da un punto di vista scientifico? No, da un punto di Come per vista tutti. fisico. Da un punto di vista fisico. Sì. Ok, siamo qui e siamo entusiasti della puntata di oggi, perché con la puntata di oggi chiudiamo il nostro volo d'aquila sulla quantum gravity prima di lanciarci negli episodi monografici sui vari approcci al problema, è corretto? E su altre questioni magari più specifiche. Certo, assolutamente, assolutamente. E colgo l'occasione per avvisarvi che dopo la puntata di oggi fisseremo una live, fisseremo una live per interagire un po', chiarire un po' di dubbi sull'idea generale di quantum gravity e poi buttarci insieme nei vari approcci, come dicevo. Quindi ci saremo io e Daniele e voi e risponderemo alle vostre domande a patto che siano ragionevoli e contenute e fisseremo una data insieme. Chiederemo a Daniele la sua disponibilità e poi ci sarà un sondaggio sul canale Telegram e magari fisseremo questa live insieme per essere un po'. Che ne dici? Sì, domande brevi e puntuali, cercheremo di rispondere a più domande possibili, incluse molte che sono state fatte già nei commenti ai video precedenti a cui non abbiamo ancora risposto. Anche se oggi noi vogliamo rispondere a una domanda che ci è stata fatta un sacco di volte, o no? Nei commenti o nella Nei vita? commenti, nella vita e nei commenti, al bar, no? Ce lo chiedono tutti, o Sì, ma sbaglio? perché? Esatto, dove sta la fisica? Esatto, ma tutto ciò, ma perché vi ci mettete? Ma che serve? Parliamo di fenomenologia di gravità quantistica, sostanzialmente quello che ci aspettiamo di vedere, o sbaglio? Sì, alcuni ci hanno chiesto, ed effettivamente è una domanda ricorrente anche tra i fisici, devo ammettere, tutta questa roba bella di cui ci avete parlato, gli aspetti concettuali, i paradossi, mind-blowing possibilities, tutte queste cose fantasmagoriche, sì, ma alla fine tutto è fisica, cioè alla fine si può vedere qualcosa, ma queste teorie sono teorie scientifiche o speculazioni arbitrarie, eccetera. Ci sono degli esperimenti, delle osservazioni, cose che Quantomeno si possono. possibili, possiamo Sì, pensare a degli esperimenti. sì, quantomeno possibili che effettivamente ci permetteranno da un lato, di testare i nostri modelli, le nostre teorie, i vari approcci che sono stati sviluppati, e dall'altro, più interessante ancora, effettivamente di osservare fenomeni di gravità quantistica, effetti quantistici della gravità e della geometria. L'idea sarebbe di arrivare alla fine di questa chiacchierata avendo convinto chi ascolta che quantomeno tutto ciò è effettivamente fisica. Poi, Perfetto, quale è l'aspetto perfetto. fisico osservativo più promettente, più interessante, eccetera, questo lasciamo giudicare chi ascolta. Assolutamente sì, è più o meno la domanda da 1 milione di dollari. E quindi Sì, lanciamoci sì. subito, perché te la faccio io questa domanda. Dove sta la fisica? Dove sta la fisica e se c'è, quali sono gli esperimenti per trovarla? Ecco, la risposta però purtroppo non è semplice e non è univoca, Non lo è mai. perché come sì. Forse l'unica risposta su cui si può essere d'accordo è che in via di principio ovunque, perché la geometria, lo spazio e il tempo sono nozioni, oggetti fisici, sistemi fisici che usiamo in qualunque circostanza, cioè qualunque sistema fisico ha nella sua descrizione implicita certe assunzioni sullo spazio e il tempo. In linea di principio la realtà generale si applica, in linea di principio la meccanica quantistica si applica, nel senso che devono essere parte della descrizione, e quindi, come abbiamo discusso nelle puntate precedenti, la gravità quantistica deve entrare alla descrizione di qualunque fenomeno. Questo
Questo chiaramente in generale. Poi abbiamo anche menzionato la scala di Planck come una specie di segnale di, che indica in quale regime di energie, di stanze veramente ci si aspetta la gravità quantistica essere, come dire, manifesta, inevitabile, che non puoi far finta che non serva o che non ci sia. Però ricordiamoci pure che la realtà generale descrive anche fenomeni a grande scale, cioè le stanze cosmologiche, nell'astrofisica, quindi a scale galattiche. Sostanzialmente le più grandi che siamo in grado di pensare quando parliamo di cosmologia. Quando parliamo, addirittura quando parliamo di cosmologia, letteralmente stiamo parlando del tutto, del cosmo. La scala rispetto a quale, rispetto a cui tutte le altre scale sono misurate. Quindi nel senso... Esatto. Quindi l'idea di scala di Planck suggerirebbe che no, sulle scale, diciamo, di distanze microscopiche che sono quelle rilevanti. Però la realtà generale è usata per descrivere le scale macroscopiche, anche le scale macroscopiche, come appunto la cosmologia. E nel momento in cui rimpiazzi una teoria con un'altra più fondamentale, non è affatto banale stabilire che solo alcuni aspetti di questa teoria andranno modificati e rimpiazzati, soprattutto quando stiamo parlando di strutture così fondamentali come lo spazio e il tempo. Per dire, avevamo nominato, prima di andare più in dettaglio sulle varie possibilità, avevamo nominato la possibilità che lo spazio e il tempo in sé siano strutture emergenti, siano nozioni emergenti, quindi che tutta l'idea di spazio-tempo sia in realtà una nozione approssimata che funziona solo in un certo regime della teoria, il che vuol dire che tutta la nozione di evoluzione cosmologica descritta da certe equazioni, quelle che usiamo in cosmologia, sono nozioni approssimate, vengono fuori da qualcos'altro. Niente ci garantisce, e anzi sinceramente non ce lo dovremmo aspettare, che verranno fuori dalla teoria più fondamentali non modificate o molto poco modificate anche appunto su scale macroscopiche. Chiaro, quindi tu mi stai dicendo che siamo fortunati e che forse non abbiamo bisogno di andare nell'ultramicroscopico per trovare degli effetti di gravità quantistica, ma possiamo guardare dall'altra parte. Non nel piccolo piccolo, ma nel grande grande. Esattamente. Io direi che è un modo di caratterizzare la fenomenologia di quantum gravity, di gravità quantistica, e in termini di, fammi fare il conto, diciamo tre tipologie di modifiche. Uno è gli effetti di gravità quantistica in cosmologia primordiale, diciamo. Certo, quindi lo studio della struttura dell'universo da un punto di vista dello spazio-tempo all'inizio della sua storia, corretto? Esatto, diciamo, la cosmologia in generale si occupa dell'evoluzione dell'universo preso come nel suo insieme, in particolare studia l'espansione dell'universo. Adesso sappiamo che l'universo si espande, all'interno di questa espansione studia come sono formate le strutture, galassie, stelle, materia, ammassi come la conosciamo, massi di galassie, eccetera, eccetera. E una parte della fenomenologia di quantum gravity ha a che vedere con come una teoria più fondamentale di gravità quantistica possa modificare i paradigmi, i formalismi, come si dice, le teorie, le descrizioni dell'universo, quindi dell'evoluzione della cosmologica, come li conosciamo. Certo. Quindi dove la teoria di quantum gravity andrà a modificare, a dirci qualcosa in più e di diverso rispetto a questi paradigmi cosmologici. Quindi questo è un settore. Ora possiamo andare a guardare i vari modelli cosmologici e dove può entrare la gravità quantistica. Un'altra categoria ha a che vedere con modifiche di quello che viene chiamata normalmente teoria di campo effettiva. Cioè tutti i fenomeni che conosciamo su scale di particelle, ma anche di astrofisica, relativistica, certo, e in generale si basano, come abbiamo evidenziato, vengono descritti in termini di teoria dei campi relativistica. Questa si basa su una serie di assunzioni,
certe simmetrie dello spazio-tempo, la simmetria di Lorentz, che è quella che caratterizza appunto la relatività speciale, localmente su spazio piatto, globalmente su spazio piatto e localmente in spazi curvi. Si basa sul concetto di località. Ovviamente usa le strutture base della meccanica quantistica come il principio di determinazione, tutte queste cose che abbiamo discusso. Una parte della fenomenologia di quantum gravity segue dal chiedersi come queste strutture base della teoria di campo come la conosciamo possono essere modificate da effetti di gravità quantistica. E la cosa interessante è che basta modificarne uno di questi aspetti, anche uno solo, anche minimamente, anche cercando di non fare troppo danno, per esempio aggiungendo solo correzioni alla scala di Planck, quindi a distanze molto piccole, energie molto grandi, che se vuoi a cascata, effetti osservabili, potenzialmente osservabili, in realtà possono ben seguire. Quindi, tanto che scusami se ti interrompo, quindi mi stai dicendo che in qualche modo la teoria di campo, no? Non una lezione. Assolutamente sì, è estremamente, e poi io faccio sempre l'avvocato del diavolo, è estremamente instabile, nel senso che a piccole perturbazioni corrispondono grossi cambiamenti. Possiamo metterla da questo punto di vista? Assolutamente no. Ok, ottimo, fantastico. Come giusto che sia. Assolutamente sì, nel senso che è un meccanismo delicato. In cui anche piccole modifiche possono avere grandi conseguenze, e anche nel senso più pratico che ci sono effetti cumulativi di piccole modifiche. Assolutamente no, nel senso che ci sono una serie di requisiti di consistenza, un meccanismo delicato ma ben congegnato. Sì, non è che i nostri colleghi nei decenni scorsi sono stati poco svegli, hanno fatto le cose veramente per bene. E questo serve anche a chi suggerisce teorie bizzarre. Generalmente quando si vuole estendere una teoria complessa e ben oliata come la teoria di campo bisogna tenere a mente un sacco di condizioni, vincoli e cose che altrimenti non funzionerebbero. Quindi sì, è un buon sto disclaimer. Parlando con te. Sì. Che ci ascolti, è la tua idea bislacca. Come abbiamo detto già un paio di volte almeno, il problema in fisica teorica non è tanto farsi venire l'idea, il problema è farla funzionare. E trovarne almeno una, cioè almeno una che funziona. Sì. Esatto, sì, poi in gravità quantistica, come vedrete nelle varie puntate monografiche, non è che mancano in 80 anni di storia, anzi quasi 100, le ipotesi o le idee su cosa potrebbe essere la gravità quantistica o i vari formalismi che cercano di descriverla. Il problema è farli funzionare e svilupparli per bene. Però ci arriveremo, ci arriveremo. Sì, torniamo a noi. Abbiamo parlato di cosmologia e teoria dei campi. Teoria sì, effettiva. Diciamo modifiche in teoria dei campi e ora andremo a caratterizzarli meglio. Il terzo, se vuoi, è varie ed eventuali, però nel senso sono alcuni aspetti collegati alla fisica dei buchi neri che cercheremo magari di... Anche quello ovviamente meriterebbero una monografica, i buchi neri quantistici e i loro paradossi. Però anche quelli suggeriscono un'altra serie di possibili modifiche della fisica come la conosciamo, più o meno radicali. Certo. E parte di questa terza categoria, varie ed eventuali, sono anche tutta una serie di ipotesi, diciamo, che non sono facilmente classificabili nelle altre due categorie. Ne nominerò un paio, ma insomma ce ne sono varie. E potremmo cominciare con la cosmologia. Io farei un passo indietro a una cosa che avevamo detto tempo fa. Quindi abbiamo detto all'inizio, cioè sul perché cerchiamo la gravità quantistica, dove ci si aspetta che la gravità quantistica sia rilevante. Sì. Abbiamo detto per esempio che noi descriviamo l'universo molto bene e fino ai primissimi istanti della sua vita.
E poi c'è un e poi è tutto più o meno pixelato, no? Si Sì. sblocca quando avrete la gravità quantistica, il primissimo Esatto, è come istante. se noi avessimo il film della storia dell'universo, diciamo il filmino della vita dell'universo dalla nascita in poi, accendiamo il computer per vedere il video, Certo. lo accendiamo e ci ritroviamo con il video, in realtà la fine del video, cioè quello che vediamo adesso. E poi cominciamo a riavvolgerlo, a guardare man mano indietro, lo guardiamo al contrario. E i cosmologi, i nostri colleghi, rispettatissimi, sono stati effettivamente così bravi da ricostruire tutta la storia dell'universo, avere un'ottima descrizione della storia dell'universo, compresa la formazione, appunto, dicevamo, della materia, delle stelle, delle galassie, degli ammassi di galassie, la loro evoluzione, eccetera, eccetera. Fino, riavvolgendo, 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 i primissimi istanti, dopo quello che nella teoria attuale sarebbe il Big Bang, Certo. in realtà generale. Lì quello che succede è che, la puoi mettere in maniera più o meno drammatica, il video si ferma È perché corrotto, nessuno è. file corrotto, errore di Esatto. Sì, riproduzione. diciamo, nella maniera più positiva possibile, semplicemente nessuno è stato ancora capace di girare quella parte del video. Quindi non lo sappiamo, semplicemente non sappiamo. Oppure sì, come dici tu, magari si può caratterizzare la situazione in maniera un po' più brutale. Noi riavvolgiamo il video, andiamo a guardare prima, e il file è corrotto, in realtà non si Anche fa più leggere. perché parlare di primo istante dell'universo in un regime fisico in cui effetti quantistici sullo spazio-tempo possono essere significativi è già un problema Esatto, non no, esatto. banale, Quello che intendiamo quando diciamo che il file è corrotto, è che le teorie attuali semplicemente non funzionano più, per varie ragioni, e noi utilizziamo per descrivere tutta la dinamica dell'universo fondamentalmente il framework matematico concettuale della teoria dei campi, però su spazi curvi descritti dalla realtà generale. Quindi si prende una soluzione abbastanza semplice della realtà generale, che descrive l'universo che si espande, eccetera. Si studia tutta la materia in esso contenuta. Col framework della teoria dei campi. escludendo la possibilità che questa materia corregga lo spazio-tempo, cioè lo Sì, o influenzi. quantomeno tenendo conto di Sì. correzioni abbastanza minime, Sì, diciamo, degli perturbazioni. effetti di perturbazione della materia sullo spazio-tempo. E nel momento in cui si cerca di fare di più, e devi fare di più nel momento in cui la materia è ultra densa, ultra calda, ultra energetica, lo spazio-tempo è ultra curvo, e questa è la situazione delle fasi iniziali, la teoria non funziona più. Certo. Lo vedi in vari modi tecnici, ma semplicemente non è più applicabile. È lì che ci accorgiamo che serve la teoria di gravità quantistica. Quindi, ora, come prima cosa, cioè, mettiamoci a vedere un po' quali sono, in termini molto, molto generali, molto semplici, tre, diciamo, paradigmi cosmologici attuali. Tre Bene. scenari su cosa succede all'inizio dell'universo. Tre filmini possibili, no? Questa è la Tre zia che film. esce. Sì. Ah, forse ho trovato il filmino. Queste tre cassette, proviamo a metterle nella TV e vediamo cosa succede. È più o meno Esatto. questo, più o meno Devo questo. ammettere di non mai pensato ai proponenti di questi tre scenari come a mia zia, però sì, effettivamente è Mai una mettere cosa limite alla bellissima. creatività, prego. Sì, è una cosa così. Prima però posso fare una digressione? Tanto Prego, una chiacchierata, prego. no? Sai che siamo fan delle digressioni qui, quindi. Sì, certo, poi tutto il mondo è digressione. Mi sa, in uno dei primi video, quando parlavamo di questa descrizione dell'universo, effettivamente diceva, calmi, state dicendo che i cosmologi sanno descrivere bene tutto l'universo. E a parte un certo tono di scetticismo generale che ci sta,
nominava per esempio l'energia oscura, materia oscura, eccetera, che sono effettivamente aspetti. Energia oscura chiaramente della cosmologia, la materia oscura, diciamo, a metà tra astrofisica e cosmologia, che sono appunto oscuri. Si Ora, chiamano così per questo. fammi dire forse due cose brevemente e aggiungere perché tutto sommato la gravità quantistica potrebbe entrarci anche in questi. Prego, vai. Allora, sia la materia oscura, sia la gravità, sia l'energia oscura, cosiddetti, sono due fenomeni, due aspetti del mondo come lo conosciamo, che non riusciamo a capire, su cui c'è molto dibattito tuttora e molto lavoro, per ottenere una loro descrizione completa, soddisfacente. Però distinguiamo due aspetti. Lo scetticismo generale. Il fatto che siano problematici non vuol dire che i cosmologi non sanno descrivere la storia dell'universo fino alle fasi iniziali, perché in realtà sappiamo modellizzare a livello base, in accordo con i fenomeni, con le osservazioni, anche materia oscura e energia oscura. Il problema non è tanto che non li sappiamo incorporare nella nostra descrizione dell'universo. Il cosiddetto modello standard della cosmologia, Lambda CDM, è un modo di fittare, come si dice, di mettere in corrispondenza la descrizione teorica con i dati osservativi, ottimo, includendo anche la materia oscura e l'energia oscura, però appunto si tratta solo di avere una buona descrizione di quello che osserviamo. Quindi noi, perdonami se te lo provo a dire proprio molto semplicemente, noi abbiamo un modello macroscopico dell'evoluzione dell'universo, che è il modello standard della cosmologia, dentro cui modellizziamo anche questi effetti di materia oscura ed energia oscura, ma non siamo soddisfatti perché noi vogliamo anche un'origine, un meccanismo che produca questi attori, un'origine microscopica, che particella compone la materia oscura, da dove viene l'energia oscura, la Per costante esempio, sì, cosmologica, eccetera, eccetera. diciamo, sì, un qualche, diciamo, come i bambini, come tutti i bambini, chiediamo un perché in più. Quindi non ci basta semplicemente modellizzare quello che osserviamo, perché non sono chiare le ragioni del perché questa è una buona descrizione. Siamo stati costretti a aggiungere degli elementi per modellizzare appunto energia oscura e materia oscura, ma non sappiamo come sono collegati a tutte le altre cose del mondo che conosciamo, se ci sono relazioni. Vogliamo un quadro più completo, più preciso e più soddisfacente anche dal punto di vista concettuale, oltre che matematico, fisico. Quindi in qualche modo noi vogliamo che questa, se di materia stiamo parlando, in qualche modo la materia oscura salti fuori da un'estensione del modello standard della Sì, fisica per delle rendere. particelle, banalmente, dagli No, questo forse assioni tu. o qualche. Questo forse io, ma è un No, esempio, ci sono. No, può no, essere un fammi. No, esempio. teniamo la digressione leggermente più lunga perché è interessante. Cioè, diciamo due parole su che cos'è questa materia oscura e che Prego, cos'è questa prego. energia oscura. La materia oscura è il problema seguente. Noi osserviamo le galassie. Ok, la faccio facile, non è che noi stiamo là, guardo là e vedo una galassia, però insomma. No, e soprattutto non lo facciamo noi, lo fa qualcuno che sa fare questa cosa. E sa Nel fare questa roba con gli strumenti senso. appropriati. Io non vedo, Esatto. non riconosco manco le stelle, non le distingo dai satelliti. Diciamo, vabbè, vergogna personale a parte su questi aspetti osservativi. Ok, fai conto che stiamo là, guardiamo una galassia. La galassia in genere ruotano, girano. Quindi vediamo, diciamo, semplificando, una galassia, un ammasso di stelle che ruota. Certo. Ok, e pensiamo a questa scala di distanza, è un oggetto talmente grosso, talmente poco denso, tra l'altro, perché alla fine la maggior parte della galassia è vuota, anche quando contiene milioni di stelle e soprattutto spazio vuoto tra le varie stelle. Deve essere, ci aspettiamo, sia molto ben descritta dalla gravità newtoniana.
E se usi la realtà generale va bene pure, tanto in pratica la puoi usare Hai quasi delle in piccole approssimazione correzioni, newtoniana, con delle sì. piccole correzioni, ma insomma non c'è niente di, non ci dovrebbe essere nulla di misterioso. Allora ti vai a calcolare come la velocità di rotazione delle varie componenti della galassia, delle varie stelle, cambia al variare della distanza dal centro Certo. della galassia stessa. Vabbè, semplicemente non torna, ruota molto più velocemente andando verso il bordo di quanto ci aspetteremmo. Allora, ci sono due possibili spiegazioni. In realtà il problema della materia oscura nella terminologia spinge molto per una, perché i fisici delle particelle sono di più Naturale. numerosi e più potenti. Naturale. Però, insomma, ci sono due possibili spiegazioni concettualmente. Una è che c'è una qualche aggiuntiva forma di materia che non vediamo, nel senso non sembra, non la vediamo direttamente sotto forma di stelle, come le conosciamo, Perché banalmente, scusate, qui mi introduco, sì, perché perché non ci si interagisce aspetta con che la non. luce. Esatto, perché non interagisce con la luce, quindi la luce non rimbalza su questa roba, non arriva nei nostri telescopi. Niente più di questo. Ok. Esattamente. Come i vampiri che non si vedono allo specchio. Più o meno così. Ah, cavolo, è vero. Sì. C'è Questo rende. una teoria, una fan theory, che presuppone che l'universo sia in realtà pieno di vampiri posizionati a poca distanza l'uno dall'altro, che questo accounti per la quantità di materia oscura che non osserviamo, ma contenendo i Guarda, telescopi questo specchi, non. purtroppo mi ricorda un po' troppo la teiera di Russell, Sì, per certo. essere credibile come teoria. Comunque, va bene, ci saranno sicuro tante altre opzioni di cui non parleremo, però fammi menzionare appunto le due Prego. opzioni da base, diciamo, concettuali, le classi di opzioni. Una è che c'è una qualche forma di materia che non interagisce con la luce e che quindi non vediamo direttamente tramite rivelatori elettromagnetici, tramite telescopi che rilevano la radiazione elettromagnetica, quindi la luce visibile, raggi X, eccetera, eccetera, Certo. e che però fa parte, compone le galassie e quindi le rende molto più massive, molto più pesanti, se vuoi. E se tu modifichi le equazioni della meccanica newtoniana dicendo: la legge di Newton per la rotazione e tutto il resto rimane la stessa, ma c'è molta più massa di quella che vediamo, perché c'è questa materia oscura, tutto torna. Cioè, Certo. tutto torna. Devi fare i modelli per bene, però diciamo col tipo appropriato di materia oscura, con certe proprietà, quantità appropriate, eccetera, eccetera, riesci a far tornare le cose. E quindi questa è una linea di ricerca in cui la gente cerca di capire che tipo di materia strana è questa materia oscura, che tipo di particelle, come interagisce con le altre particelle o come non interagisce con le altre particelle, perché se non l'abbiamo ancora vista agli acceleratori deve essere anche un po' particolare, insomma, non è semplice. La seconda opzione, ovviamente, è che no, la materia è quella che vediamo e non c'è niente di oscuro, ma è la Certo. dinamica newtoniana. E quindi, se volete, la realtà generale, anche a quelle scale macroscopiche, a essere sbagliata, a essere come si dice, ad aver bisogno di essere modificata. Quindi una modifica della relatività generale e di conseguenza della meccanica newtoniana su Esatto. grandi scale. Anche su grandi scale, sulla scala galattica o anche di ammassi di Certo. galassie, Certo, cose di cui non ci che accorgiamo a livello del sistema solare, ma che diventano significative quando andiamo su esatto. scala galattica. Esatto, che notate bene, da un certo punto di vista te lo dovresti aspettare. Se abbiamo detto già che la realtà generale non può essere teoria fondamentale, che deve essere sostituita da qualcos'altro, ok, ci sarà una nuova teoria, a priori potrebbe anche portare modifiche a scale grandi. Però va contro l'altra cosa che avevamo discusso, cioè l'idea della scala di Planck, della necessità di andare ad alte energie, piccole distanze, eccetera. Entrambe le opzioni sono tuttora aperte. Ora non sono un esperto di materia oscura per dire esattamente gli aspetti osservativi se al momento favoriscono un po' più una o un po' l'altra, però posso confermare che il dibattito è tuttora aperto, quindi non c'è Certo. consenso generalizzato e ci sono vari scenari, vari modelli Naturalmente. suggeriti.
Naturalmente. Che cos'è invece l'energia oscura? Quindi, allora, per concludere, la gravità quantistica potrebbe effettivamente anche dire qualcosa su questi aspetti, su scale galattiche, Cioè perché dovrebbe produrre potenzialmente la correzione della relatività generale che tiene conto di Sì, in questo effetto di rotazione. realtà potrebbe anche fare un'altra cosa, cioè far vedere che esistono, a livello, effettivo anche ulteriori campi di materia che provvedono a modellizzare bene la materia oscura, cioè può fare varie cose. Però, diciamo, un aspetto interessante se i nostri modelli di realtà quantistica in questo o quell'altro formalismo hanno qualcosa di interessante da dire anche sulla materia oscura. E ci sono degli esempi. L'altro aspetto è quello della cosiddetta energia oscura. Che cos'è? Quello, se volete, è ancora più semplice dal punto di vista osservativo. Abbiamo detto che l'universo si sta espandendo. Lo sappiamo da 70 anni più o Sì, meno. beh, dalle osservazioni di Hubble, quindi Sì, quindi siamo saranno più o meno. 60 anni, mi pare gli anni 60, Sì, una roba. se non ricordo C'era male. ancora Einstein? No, no, Einstein era già morto, o era... Vabbè, Se non mi ricordo, vabbè, comunque o anni 50 o anni 60, Ok. comunque 70 o 60 anni, Vabbè. e per tutto il resto c'è Google. Sì, naturalmente. dicevo, cosa ci aspettiamo normalmente sull'espansione dell'universo? Beh, ci aspettiamo che l'espansione sia in qualche modo rallentata dalla presenza di materia, dall'interazione col campo gravitazionale. In un qualche modo resiste all'espansione dello spazio-tempo. Invece andiamo a guardare il tasso di espansione, la velocità di espansione dell'universo e i dati dicono che è accelerato, che Che c'è effettivamente si qualcosa espande che continua a spingerlo in e un a pompare. qualche modo, sì, c'è un'ulteriore spinta a espandersi. Che non ci saremmo aspettati sulla base appunto del contenuto di materia, con le equazioni, le soluzioni semplici della realtà generale che abbiamo usato finora con molto successo. E sappiamo che c'è una qualche forma di repulsione aggiuntiva, diciamo, di spinta aggiuntiva. Ora, questo può essere modellizzato. Come dicevo prima, semplicemente per fittare i dati, per essere in accordo con le osservazioni, in maniera molto semplice, aggiungi un parametro alla realtà generale, che è la cosiddetta costante cosmologica, col segno giusto, cioè deve essere positiva, l'aggiungi alle equazioni, non è tranquillamente compatibile, anzi, nella forma più generale delle equazioni di Einstein ci sta la costante cosmologica, e dici, ok, se ha questo valore, le osservazioni tornano. Il problema nasce a due livelli. Uno, se per caso vogliamo, in realtà non ci basta aggiungere una costante, ma vorremmo qualcosa di dinamico che cambia col tempo, che ha una struttura un po' più interessante, diciamo, che produce lo stesso effetto, quindi una modifica della realtà generale oppure un'aggiunta di un campo di materia. E poi l'altro aspetto è come il valore della costante cosmologica è modificato dagli effetti quantistici del resto dell'universo, cioè della geometria stessa, degli altri campi di materia. Modellizzare formalmente tutto questo non è affatto banale, questo è il problema dal punto di vista teorico della dark energy, dell'energia oscura. È una Quindi, certa insomma. densità, che ricapitolando, è una certa densità di energia che ci aspettiamo essere quel qualcosa che soffia nel palloncino per far sì che l'universo continui ad Sì, espandersi e alcuni a cui la gran parte di noi vorrebbe dare una spiegazione un po' più profonda, senza accontentarsi di è lì e esatto. basta, no? Quindi. E direi che anche se la vogliamo modellizzare semplicemente come una costante cosmologica, far vedere che il valore di questa costante cosmologica non subisce modifiche e si comporta effettivamente semplicemente come un parametro nelle equazioni in una teoria più fondamentale di gravità quantistica, non è banale. E No, anche quindi perché questo è l'altro sappiamo dalla aspetto. teoria quantistica dei campi che le costanti dell'universo in realtà devono essere viste con un pochino di attenzione in modo un po' non naif, no? La massa dell'elettrone e tutto il resto, quindi però non entriamo, anche se ci hanno chiesto un paio di volte cosa sia la rinormalizzazione, ma magari ne parliamo in futuro.
Durante la live. Non troppe, Quelle non domande troppe da 1-2 digressioni. minuti, quelle domande da 1-2 minuti della live, no? Spiegare la Mi sembra la rinormalizzazione. tipica domanda da live, di spiegare la rinormalizzazione della teoria dei campi. Arriverà, arriverà. Bene. E quindi stiamo parlando di paradigmi cosmologici. Esatto, chiudiamo la digressione sugli aspetti a grande scala e diciamo, ok, concentriamoci invece sulla cosmologia primordiale, i primi istanti dopo la nascita dell'universo, i primi istanti dove si sono formate le prime strutture. Beh, ci sono tre paradigmi fondamentali, diciamo, tre scenari che sono al momento più sviluppati e seguiti. Uno è dal punto di vista sociologico, quantomeno sicuramente dominante, è l'inflazione, la teoria inflazionaria, che fondamentalmente è la seguente idea, al di là della formalizzazione, diciamo, come si può dire, della realizzazione concreta, formale, matematica dell'idea. Che lasciamo un altro L'idea. momento. No, no, ora gli diamo tutti i dettagli e aggiungiamo tutte le equazioni al video. Così veramente li ammazziamo tutti e smettono di seguirci. Iniziamo a Ci farlo facciamo per noi due, tantissimi sì. nemici. Eh sì. Allora, l'idea è semplicemente che le fasi subito dopo il Big Bang, qualunque cosa succeda al Big Bang, qualunque sia la risoluzione di quantum gravity, della singolarità, della realtà generale del Big Bang, subito dopo ci sia un periodo brevissimo su scale cosmologiche. Ma pensate a una durata temporale più breve. Pensate a un'altra ora veramente molto più breve, ancora più breve. Una roba infinitesima Infinitesima. davvero, sì. Veramente, una brevissima fase subito dopo il Big Bang in cui l'universo si espande accelerando. Quindi non solo si espande, ma si espande in maniera accelerata. Ricordando quello che abbiamo appena detto sull'energia oscura, sappiamo che effettivamente questo è come avere una piccola costante cosmologica all'inizio. E Quindi, questa fase è diciamo, detta anticipo. di inflazione, Esatto, questa fase questa di espansione espansione ultra rapida, ultra accelerata, ultra sì, accelerata, non solo ultra, ma ultra accelerata, ultra sì. accelerata è quella che si chiama periodo dell'inflazione, espansione inflationary expansion, come si dice? Espansione inflattiva, insomma, Più o meno. accelerata. È quello che è. Ora, sembra una cosa banale, però prima di tutto risolve tutta una serie di problemi nella descrizione dell'universo primordiale che non stiamo a elencare, meriterebbe la cosmologia ben altro tempo e ben altro esperto. Quindi risolve tutta una serie di problemi, diciamo, puramente cosmologici, ma soprattutto offre un meccanismo ottimo, anche dal punto di vista osservativo, per spiegare come si sono formate le strutture primordiali che poi sono Certo. diventate le galassie, le stelle, gli ammassi di galassie. Quindi funziona molto bene, eccetera. Il problema è il seguente, il problema, diciamo, generale di tutti i modelli di inflazione. Abbiamo detto che c'è la costante cosmologica all'inizio. Forse, molto probabilmente, c'è anche una qualche forma di costante cosmologica adesso. In mezzo, no. Perché se in mezzo ci fosse anche un'espansione accelerata, per Certo. tutto quello che sappiamo del resto della fisica, che sembra funzionare a meraviglia in tutti i contesti, non si formerebbero le strutture. Sì, il Non si punto è come formerebbero. se ci fosse stato una spinta iniziale, se questo qualcuno che sta soffiando nel palloncino si fosse fermato a prendere fiato e poi di recente avesse ricominciato a soffiare nel palloncino. Ah, esatto, non ci Quindi avevo mai pensato che Dio facesse una cosa del genere. sì, Però quindi andiamo a prenderci il Nobel. Sì. sì, andiamo, è fatta. Quindi sì, esattamente una cosa del genere. Il problema del scrivere un modello che funzioni per l'inflazione è
spiegare cosa origina questa espansione accelerata inizialmente, spiegare perché a un certo punto si ferma questa accelerazione e diventa l'espansione descritta dalla regola generale semplice, e nel caso perché riaccelera di nuovo in tempi recenti. E questo c'è tutta una serie di complicazioni matematiche, c'è anche la complicazione che in realtà si può fare in tanti modi e danno tutte conseguenze osservative leggermente diverse, e quindi c'è tutto il dibattito su quale modello matcha meglio, fitta meglio i dati, eccetera, Costruzione eccetera. esplicita, tutto il resto lo lasciamo stare. Sì, lo lasciamo ai cosmologi di dibattere tutto ciò e concentriamoci invece dove potrebbe entrare la meccanica quantistica, la gravità quantistica. Certo. Finora effettivamente tutti questi modelli di inflazione sono descritti con la teoria di campi usuale su uno spazio curvo dato dalla regola generale con un ingrediente in più, cioè un ulteriore campo di materia chiamato inflatone con grande fantasia, espresso dell'estetica del linguaggio. E questo inflatone deve avere una certa dinamica, certe caratteristiche particolari, altrimenti non torna niente. Ora, ci sono varie cose che la gravità quantistica dovrebbe chiarire di questo scenario. Punto primo, è ben possibile che l'inflatone sia solo un modo, diciamo, efficace di descrivere ciò che in realtà è una dinamica modificata dello spazio-tempo primordiale dovuta alla gravità quantistica. Perché vedo, Certo. questo inflatone gioca un ruolo base proprio nelle fasi super iniziali, quando anche la gravità quantistica potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Secondo, a secondo del modello specifico di inflazione che la gente studia, l'energia che questo inflatone doveva avere nelle fasi veramente primordiali potrebbe essere pericolosamente vicina alla scala di Planck. E a quel punto veramente non si può evitare di chiedersi cosa la gravità quantistica modifica di questo scenario. Non è detto Quindi neanche che ti puoi fidare di un. scusami, da un lato l'inflatore salta proprio fuori dalla gravità quantistica ed è una maschera che gli effetti di gravità quantistica si mettono, o nell'altro scenario comunque l'inflatore è una roba che è sufficientemente energetica da andare a stuzzicare la gravità quantistica. Potrei, diciamo, uno ha bisogno di una teoria un po' più fondamentale per essere sicuro che lo scenario semplice con un inflatore Certo. molto energetico, eccetera, eccetera, funziona. È anche vero, però, che una volta che queste due questioni sono chiarite, è ben possibile che l'inflazione, quindi questa espansione accelerata, permetta una descrizione delle fasi iniziali dell'universo in cui gli effetti di gravità quantistica non sono più tanto rilevanti. Erano rilevanti al Big Bang, dire qualcosa sul Big Bang completerà la storia dell'inflazione, ma non è detto che poi gli effetti di gravità quantistica rimangano rilevanti nella dinamica successiva. Certo. Ok, questa è l'inflazione. Sì. Un'altra classe di modelli cosmologici che può descrivere bene tutte le osservazioni, è quella che va sotto il nome di, come si dice in italiano, cosmologie di rimbalzo, Sì. bouncing cosmologies. Non ho Secondo proprio idea me di come si possiamo usare la traducano parola inglese. queste cose, sì, per Secondo me piacere. possiamo farcela. Sì, e l'idea è molto intuitiva. L'universo andando verso il Big Bang diventa sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più energetico, si contrae andando verso il Big Bang. Al Big Bang in regola generale non sappiamo cosa dire. In questo scenario quello che succede è che l'universo rimbalza, cioè che prima di quello che noi chiamiamo il Big Bang, l'espansione dell'universo, c'era una fase precedente di contrazione in cui l'universo era grande e si è contratto fino a un volume minimo e poi si è riespanso. Questo rimbalzo È una è il cosa che ci bounce. possiamo aspettare accada ancora, quindi una cosa Ah, che idealmente può certo. succedere anche alla fine del nostro universo e così via. Infatti, molti scenari in cui c'è un bounce che rimpiazza il Big Bang, un big bounce che rimpiazza il Big Bang.
Certo. Prevedono anche, o comunque quantomeno come possibilità, che anche l'attuale espansione dell'universo sarà seguita da una contrazione, da un altro rimbalzo, quindi una specie di universo ciclico che si espande, si contrae, si espande, si Certo. contrae. Ok, ora al di là dello scenario cosmologico in quanto tale, questa fase di rimbalzo è incompatibile con la teoria fisica data semplicemente da relatività Certo. generale e teoria di campi. Uno scenario cosmologico di questo tipo ha bisogno, per esistere, per essere consistente, diciamo, matematicamente e fisicamente, delle correzioni di gravità quantistica, di Nuovi essere gradi di libertà immerso. che saltano fuori, nuovi gradi di Sì, libertà. nuovi gradi di libertà, una dinamica modificata, no? Qualche forma di effetti quantistici che causano il rimbalzo. Un po' è come se quello che succede in questi scenari è che l'universo cerca di contrarsi il più possibile, ma poi si crea una specie di pressione quantistica, chiamala come vuoi, che impedisce di contrarsi ulteriormente, anzi lo E fa lo rimbalzare, spinge. lo spinge in direzione opposta, diciamo, in direzione di evoluzione opposta. E al netto di quanto l'idea di un universo che non finisce ma che rimbalza e ciclicamente si ripete possa essere filosoficamente rassicurante, io per chi vuole pensarla in questo modo, è evidente che qui la gravità quantistica sia necessaria per scrivere un modello di Esatto, questo quindi tipo. la gravità quantistica, una cosa che si chiede a una teoria di gravità quantistica è se per caso realizza un bounce di questo tipo. Ci sono tantissimi modelli semplificati in cui si riesce a descrivere questo bounce, a dedurne conseguenze osservative, eccetera, eccetera, però Certo. manca la teoria più fondamentale da cui si derivino questi scenari. Ok, questo è il secondo scenario cosmologico. Il terzo è quello che si chiama universo emergente, che, ok, la nomenclatura può essere confusa con quello che chiamavamo prima l'idea di spazio e tempo come nozioni emergenti. Lì ci riferivamo all'idea che la nozione di spazio e di tempo siano in qualche modo non fondamentali, ma emergenti da nozioni di tipo diverso. Un po' come appunto dicevamo, le quantità idrodinamiche sono Certo, emergenti certo. rispetto alle quantità osservabili molecolari. Quando si parla di universo emergente in cosmologia, si intende una cosa, se volete, più semplice. Seguiamo di nuovo il video dell'universo che va verso la fase della nascita, diventa sempre più giovane, tipo Benjamin Button. O tipo Tenet, per chi avesse visto Tenet, come quando loro No, l'ho visto, camminano. non voglio sapere Oh, niente, ai, niente ai, 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 spoiler. scusate. Non l'ho visto Guardalo, ancora. io non credevo si Sì, sì. riuscisse a fare un film sul teorema CPT, ma mi hanno. Non voglio sapere nulla. Prego, continuiamo pure, andando indietro. Diciamo, seguiamo l'evoluzione dell'universo a ritroso e ci ritroviamo nelle fasi iniziali. L'idea degli scenari a universo emergente è che puoi continuare a parlare di tempo. Vai verso il Big Bang, quello che succede è che esiste una fase precedente a quella di espansione in cui l'universo è stazionario, cioè semplicemente non cambia volume. Ora, questo, diciamo, può essere in qualche modo spiegato, giustificato, in qualche modo derivato da vari scenari di gravità quantistica più fondamentali. In string, in un certo modo anche in teoria di campo su gruppi, che sono le cose su cui lavoro, sono vari, così come il bouncing può essere derivato in cosmologia a loop, anche in string, in alcuni Certo. scenari di cosmologia di string, insomma, ci sono varie possibili derivazioni anche di quest'idea di universo emergente. L'idea base è semplicemente questa, ma è chiaro che una transizione. Anzi, la transizione dalla fase stazionaria alla fase di espansione dell'universo, dalla fase in cui il volume non cambia dell'universo, alla fase in cui a un certo punto all of a Inizia ad sudden espandersi. comincia a espandersi, questa fase di transizione non è descrivibile in termini della realtà generale con la teoria dei campi in spazi curvi come la conosciamo. Questa fase di transizione necessita di una teoria di gravità quantistica più fondamentale che la giustifichi, la spieghi, la E che descrive in maniera spieghi appropriata. questo trigger
improvviso questo meccanismo il che fa sì trigger, che si passi da una fase all'altra. Okay. Che spieghi perché, che cosa certo. È successo, quale meccanismo, quale nuova forma di dinamica, quale nuova componente di materia, quello che è. Che manca nella descrizione attuale e contenuto invece nella gravità quantistica produca questa transizione. Quindi tutte la fenomenologia di gravità quantistica nasce dal fatto che tutti questi scenari certo. sono compatibili con le osservazioni facendo appropriate aggiustamenti, modifiche, eccetera, ma fanno anche predizioni leggermente diverse. E nel momento in cui la gravità quantistica, una teoria più fondamentale di gravità quantistica, li modifichi, li derivi in qualche modo in maniera più fondamentale, più completa, produrrà anche certo. delle piccole modifiche che sono osservativamente interessanti, rilevanti. Potenzialmente nelle foto dell'universo bambino che vediamo grazie ai satelliti, la radiazione di fondo cosmico, quelle sono le prime foto dell'universo bambino con la radiazione luminosa, diciamo, e potenzialmente anche con le onde gravitazionali primordiali emesse nelle fasi iniziali dell'universo, adesso che sappiamo anche osservare le onde gravitazionali, possono sia le onde elettromagnetiche, la CMB, sia le onde gravitazionali, portare segnali, piccole segnali, piccole informazioni su cosa succedeva nella fase descritta dalla gravità quantistica dell'universo primordiale, quindi nella fase veramente in prossimità o al posto del Big Bang. Capire quali teorie e quali modelli di gravità quantistica facciano delle previsioni in accordo con queste informazioni che possiamo raccogliere Esatto, quindi sperimentalmente. Le osservazioni potrebbero effettivamente dipendere da effetti di gravità quantistica. A loro volta, le teorie fondamentali che uno propone di gravità quantistica devono poter spiegare queste osservazioni e poter caratterizzare questi effetti misurabili in maniera precisa. Assolutamente. In realtà c'è anche una versione intermedia della storia, e quasi mai in fisica succede che la teoria fondamentale direttamente produce l'effetto osservabile. Quello che è ben più probabile è che si riuscirà a descrivere in maniera più pulita, diciamo, precisa, come dei modelli magari un po' semplificati di universo primordiale sono derivabili, comprese le loro predizioni osservative, dalla teoria fondamentale, con varie approssimazioni, magari varie assunzioni aggiuntive, però in maniera solida, diciamo, sotto controllo, controllabile. Certo. Quindi, e queste sono più o meno le ragioni per cui la gravità quantistica ha una fenomenologia in cosmologia. Sì, quindi sulle scale enormi, quindi la sorpresa di oggi, almeno di questa prima parte, è che questa prima parte è durata un'ora e che possiamo andarla a cercare non solo sulle scale microscopiche, ma anche nelle scale estremamente macroscopiche nel senso più letterale della parola. Esattamente. Quindi. Però tu ci dicevi che la fenomenologia non è tutta lì. Che ne dici? Possiamo andare avanti ancora un po' oppure... Se mi chiedi se devo andare in bagno, no, posso resistere tranquillamente un altro po'. E... Va bene. Accenniamo quantomeno agli altri luoghi dove possiamo cercare fenomenologia di quantum gravity. Sì, fammene nominare due, diciamo. Prego. Due base. Abbiamo detto che la descrizione di tutti i fenomeni di propagazione della materia, interazione tra la materia, su dato spazio-tempo, sono descritti dalla teoria dei campi. Sì. Fammi nominare solo due aspetti, poi magari ne discuteremo altri in seguito, ma due soli. Allora, uno, la teoria dei campi quantistica ha al suo cuore il principio di indeterminazione di Heisenberg. La velocità o il momento di una particella e la sua posizione non sono precisamente determinabili, hanno una relazione di incompatibilità formulata matematicamente, che è, diciamo, è comunque molto semplice, regolarmente utilizzata in tutti i contesti. Ora, è possibile
che la gravità quantistica introduca modifiche di questo principio di determinazione, piccole perché sono pesate, diciamo, sono governate dalla scala di Planck. Faccio un esempio. Il principio di determinazione più semplice è che la misura successiva di posizione e momento di una particella in un dato ordine, cioè misuro prima il momento e poi la posizione, è invece la misura delle stesse due quantità con l'ordine opposto, misuro prima la posizione e poi il momento. Non sono rigoroso in quello che sto dicendo, sto cercando di dare solo l'idea. Sono diverse. Sì. Il risultato di fare queste due misure successive con l'ordine opposto dà risultati diversi. I risultati diversi però sono diversi per una costante, sì, che è in pratica la costante di Planck, di azione di Planck. Sì. E questo è più o meno il cuore della meccanica quantistica, il fatto che le variabili con cui scriviamo il mondo si comportino in questo modo bizzarro, no? Sì, ne avevamo discusso e l'avevamo chiamato appunto il fatto, l'avevamo caratterizzato col dire che in generale le quantità osservabili di un sistema quantistico non sono compatibili, nel senso che non necessariamente puoi determinarle entrambe Certo. con assoluta precisione. In genere, anzi, questo non è vero. Tecnicamente questo è un po' più come l'ho appena detto, cioè che la misura successiva delle due non è indipendente dall'ordine. Ora, è possibile che la differenza tra i due ordinamenti, diciamo, delle due misure, sia ulteriormente modificata dipenda dal momento stesso della particella, per esempio, diviso l'energia di Planck. Cioè, il rapporto tra le due è un numero, non è un momento perché è un rapporto tra energie, se vuoi, però è una quantità chiaramente molto piccola perché l'energia di Planck è molto grande, quindi se io dico la modifica che otterrò dipende dal momento della particella diviso l'energia di Planck, sarà sempre una quantità molto piccola. Ovviamente. Però modifiche di questo tipo, in cui modifico il principio di determinazione con correzioni che dipendono dall'energia di Planck, modifico una cascata, una serie di altri fenomeni di interazione, di propagazione delle particelle, eccetera. Menziono un altro aspetto della teoria di campo usuale che ha lo stesso tipo di conseguenze generali. Normalmente diciamo che in spazio piatto, quantomeno, la simmetria è la simmetria di Poincaré o di Galileo versione relativistica. La simmetria di Lorentz. Sostanzialmente la relatività speciale, una Sì, è del simmetria tutto è descritto. globale C'è dello spazio-tempo, esatto. una certa simmetria, quindi le particelle si comportano. Praticamente, quando noi mettiamola semplice, noi sappiamo che il concetto di relatività in spazio piatto è la realtà ristretta, è il fatto che possiamo passare da un sistema di riferimento inerziale a un altro, cioè un osservatore che si muove a velocità costante e un altro a una differente velocità costante, descrivono la fisica in maniera equivalente, anche se magari hanno una misurazione dello spazio e del tempo diverso. Certo, Questa certo. simmetria tra le due descrizioni di due osservatori iniziali è codificata dalla simmetria cosiddetta di Poincaré. Ora, la gravità quantistica potrebbe ben modificare questa simmetria fondamentale. Lo può fare in vari modi, o può introdurre un sistema privilegiato. Può darsi che non è vero che tutti i sistemi inerziali siano equivalenti, può darsi che ci sia un sistema di riferimento privilegiato, in qualche modo collegato alle strutture fondamentali di gravità quantistica, quindi che la simmetria relativistica è rotta, per così Certo. dire, e questo porta a delle modifiche delle varie equazioni della teoria. Un'altra possibilità è che la simmetria relativistica non è rotta, i sistemi inerziali sono effettivamente tuttora equivalenti, ma il modo in cui questa equivalenza è codificato, cioè il cosiddetto gruppo di Poincaré, agisce sui sistemi fisici in maniera modificata. Sì, che quindi esistono delle correzioni, ancora una volta, che noi non siamo ancora in grado di misurare, ma che potenzialmente a scale Esatto, diverse emergono.
Esatto, anche queste sono modifiche piccole perché in genere dipendono dall'energia di Planck o dalla massa di Planck o la lunghezza di Planck, però se la simmetria relativistica è in qualche modo modificata o rotta, tutta una serie di equazioni delle nostre teorie di campo usuali vengono modificate e compaiono dei piccoli termini aggiuntivi dipendenti dall'energia di Planck o dalla lunghezza di Planck, Certo. quindi attribuibili alla gravità quantistica. Ora, questo è l'aspetto formale, così come quello che dicevo del principio di indeterminazione. Ma modifiche di questo tipo, di questi due tipi, hanno una serie potenzialmente enorme di conseguenze osservative, perché stiamo andando veramente a modificare il contesto formale generale per descrivere tutta la fisica. Cioè Cioè, sostanzialmente i postulati, stiamo toccando i postulati, quindi. alcuni aspetti veramente, sì, veramente di base. E fammi nominare solo due possibili modifiche. Allora, una cosa che cambia in generale in entrambi questi scenari è che la maniera in cui i segnali fisici, ma anche le particelle, si propagano, le cosiddette relazioni di dispersione, vengono modificate. Ma se le particelle, i campi, i segnali si muovono, si propagano attraverso l'universo in maniera diversa da quello a cui siamo abituati, potenzialmente cambiano un sacco di cose osservative. Certo. Anche perché effetti molto piccoli, però magari originati, che si riferiscono a particelle o a campi, a segnali che sono originati nelle fasi iniziali dell'universo, hanno avuto tutta l'età dell'universo per arrivarci. E E quindi diventare quindi più significativi e misurabili e sì, ci sono effetti auspicabilmente. cumulativi. Esatto, l'effetto cumulativo che arriva a noi può essere potenzialmente molto grande. O anche sistemi in cui c'hai moltissime particelle, ognuna con una leggera modifica la scala di Planck nella loro propagazione, Certo. potenzialmente possono, diciamo, comportarsi in maniera collettiva, in maniera diversa da quella a cui siamo abituati. Un modo molto, diciamo, affascinante di dirlo e di dire quello che abbiamo appena detto è che in un certo senso l'universo si potrebbe comportare come una specie di amplificatore. Piccole modifiche alla scala di Planck, però avvenute nell'universo primordiale o su scale microscopiche, nel momento in cui cominci a Torna. amplificarle, perché passato un tempo Sfiori, forse. cosmologico, stai guardando a distanze cosmologiche, eccetera, Un universo che questi si effetti si espande e tutto accumulano. il resto, naturalmente. Sì, E, sì, sì. beh, pensate semplicemente all'idea che, ok, la particella si muove in maniera leggermente diversa. Ok, quindi ci vuol dire che per percorrere una data distanza ci mette un tempo leggermente diverso. Per esempio, ci mette leggermente di più nel nostro sistema di riferimento. Ora pensate che la distanza di cui stiamo parlando è quella dalla stella più lontana che conosciamo o dall'inizio dell'universo fino a noi. In questa distanza, la piccola differenza temporale di intervallo che ci vuole per percorrere la distanza può essere molto grande, o Certo. comunque molto più grande di quello che ci si aspetterebbe pensando che è la scala di Planck di cui stiamo parlando. Ragionevolmente misurabile, questo è quello che ci Esatto. interessa. Sì, la cosa bella è che la maggior parte di questi effetti, fammi nominare il secondo e poi lancio la bomba. Il secondo tipo di effetti, quindi uno è sulla propagazione dei segnali, la propagazione dei segnali luminosi, delle particelle, dei campi, eccetera. Il secondo è nelle interazioni. Ci sono tutta una Chiaro. serie di limitazioni a che tipo di particelle un dato processo può produrre, che tipo di energie le particelle risultanti da un processo di interazione tra particelle preesistenti può avere, possono avere. Tutta una serie di condizioni che usiamo regolarmente negli acceleratori di particelle per controllare i possibili processi di interazione tra le particelle, che verrebbero modificati Certo. anche se soltanto piccole modifiche alla scala di Planck di queste simmetrie fondamentali o del principio di indeterminazione vengono introdotte. Per esempio, processi che sarebbero semplicemente vietati nella fisica delle particelle come la conosciamo, cioè non è possibile che si produca una particella di tipo, non lo so, un mesone tal dei tali,
con un'energia più alta di tal dei tali, da un processo di un elettrone che va a sbattere con un altro, con un protone, con un altro fotone, bla bla bla, potrebbe diventare possibile e quindi potenzialmente rilevabile, potenzialmente anche negli acceleratori, anche se piccole modifiche di gravità quantistica vengono introdotte. Perché sono proprio gli ingredienti fondamentali del linguaggio con cui scriviamo queste cose, quindi sarebbe anche naif aspettarsi gli stessi risultati. Esatto. Ora, quindi c'è tutto un settore della ricerca contemporanea che si chiama appunto fenomenologia di quantum gravity e buona parte di questo studia tutte le possibili conseguenze fenomenologiche di questo tipo di modifiche. Certo. Non quasi mai all'interno di formalismi fondamentali, perché... sono ancora troppo poco sviluppati per arrivare a predizioni precise. Normalmente si usano modelli semplificati, però si arriva a predizioni anche precise, e qui è la bomba. Alcuni di questi effetti potenziali non solo sono potenzialmente misurabili, ma alcuni di questi sono già ruled out, come si dice. Cioè sappiamo già che certe modifiche non sono compatibili con quello che osserviamo. Alcuni effetti, soprattutto in astrofisica relativistica, permettono di testare anche effetti soppressi dalla scala di Planck, agli ordini più bassi, in alcuni scenari particolari. Però diciamo, tutto ciò è già osservativo. Quindi siamo già a quella fase della storia, e questo è un siamo buon messaggio per i nostri storia, ascoltatori. Sì, sì. In cui si predicono, si suggeriscono effetti fenomenologicamente rilevanti, alcuni dei quali osservabili nell'immediato futuro e alcuni dei quali addirittura già ruled out, cioè già esclusi da quello che sappiamo. E questo è molto importante quando si parla di falsificabilità, scientificità e tutto il resto, poi diventa un discorso enorme. Però... Sì, ci mantiene sani. Beh, è una boa, no? A cui aggrapparsi, sì. Il fatto che almeno qualcosa si riesca a vedere e che sì, ci sia ora, speranza di vedere qualcosa. Sì, non sono un fenomenologo, ma dal punto di vista di un fisico teorico che lavora sulla teoria, diciamo, fondamentale, più fondamentale, a quel punto diventa necessario per mantenersi sani, appunto mentalmente sani, ma anche semplicemente per fare un buon lavoro da fisico teorico, riuscire a collegare i formalismi più fondamentali su cui lavoriamo a questi modelli, a questi effetti più fenomenologici. Al fatto che in ultimo appello noi dobbiamo fare fisica e quindi far fare degli esperimenti a qualcuno. Ad ogni modo mi piace molto come hai iniziato questa frase e credo che per ringraziarti di questa collaborazione io ti regalerò, quando ci vedremo, una maglietta con scritto a caratteri cubitali "non sono un fenomenologo, ma". No. Ma voglio comunque rimanere sano. Sì, esatto. Ma ci tengo alla salute. Ci metti puntini puntini, così poi la puoi completare come vuoi. Va bene, la userò solo nei contesti di fisica teorica, però, tra i miei colleghi non fenomenologi, altrimenti potrebbe essere presa male. Giustamente. E che ne dici? Li credi saranno soddisfatti di tutta questa carrellata di fisica vera, di esperimenti, di proprio cose con cacciavite, sì, i bolloni e tutto il resto? Non esageriamo, va? Che intanto mi ricordo tutta una serie di cose che devo fare a casa, ma non essendo un fenomenologo non sono capace, sto posticipando. No, io direi che potremmo effettivamente passare poi alla live e... Se non ci sono grosse obiezioni tra gli ascoltatori, gli altri aspetti un po' più fenomenologici collegati per esempio ai buchi neri, ai paradossi dei buchi neri quantistici, si possono posporre a una qualche monografica successiva. Assolutamente sì. Poi sai che a me i buchi neri piacciono, e se non lo sai te lo dico adesso, insomma, sono delle cose che mi piacciono molto, quindi sarà un grande piacere parlarne con te. Quindi ringraziamo chi è stato in grado di arrivare fino a questo punto, vi diamo il benvenuto a questa nuova stagione della nostra serie, ringraziamo tantissimo Daniele per esserci stato ancora una volta. Ringrazio Davide. E ci vediamo, che ne dite? Ci vediamo presto. E ci mettiamo d'accordo per la live.
Ok, mi raccomando, adesso faccio lo youtuber quadratico medio, mi raccomando, esiste un canale Telegram dove discutiamo di queste cose, iscrivetevi, vi lascio il link in descrizione, così avete parola sulla data della live, va bene? E da Spazio Attorcigliati è tutto. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!